tema che la mamma Umbria ha scelto per il programma del Spoleto Festival di quest'anno è la terra. Sono stati presentati e sono presentati durante questi giorni degli spettacoli con artisti che in qualche modo riflettono sul rapporto tra l'uomo e la terra, tra l'uomo e gli ecosistemi. Oggi in particolare abbiamo voluto dedicare questa mattinata proprio alle voci della terra, chiedendo ad artisti, ambientalisti, attivisti e a voi tutti di venire qua a condividere insieme a noi questi pensieri, queste idee, queste sensazioni che rivolgiamo oggi alla terra e la terra rivolge a noi. È un esperimento, un incontro, un dialogo per aiutarci anche in un contesto come quello del festival, in cui si pensa anche alla mondanità, al divertimento, all'intrattenimento, a rivolgere lo sguardo a quello che ci sta più vicino, a quello che è dentro di noi, fuori di noi, tutto intorno a noi, ci avvolge dall'inizio alla fine dei nostri giorni. Cominciamo a dire che questo modo prevalente di consumare le risorse era un modo dissipativo di risorse non illimitate. L'ideologia prevalente era che in realtà le risorse fossero illimitate, infinite, che qualche problema avrebbe potuto, come dire, emergere, ma la tecnologia ce l'avrebbe risolto. 20 anni fa abbiamo cominciato a dire: attenzione, se l'anidride carbonica in atmosfera arriva a 400 parti per milione, l'effetto serra diventa irreversibile. Ecco perché pongo sullo stesso piano la crisi industriale, economica e finanziaria e la crisi ambientale. Oggi, nella stazione zero per misurare l'anidride carbonica in atmosfera e Mauna Loa nelle Hawaii, abbiamo 406 parti per milione di anidride carbonica. Questo fa sì che il calore venga trattenuto nei distrati bassi dell'atmosfera,
si genera il riscaldamento climatico globale ed è irreversibile. Oggi la scienza, e lo dico avendo sempre avuto in odio l'allarmismo, io sono un chimico, mi sono laureato in un'università a Bologna col professor Balzani, dove c'era scritto nel fregio «Omnia in mensura et in numero et in pondere». Lo dico per la traduzione, ovviamente tutto in misura, peso e numero. Quindi non ho alcun tipo di approccio favorevole all'allarmismo. Ritengo però demenziale non cogliere gli allarmi veri. Oggi la scienza, come noi dicevamo 20 anni fa, a 400 parti per milione, il cambiamento climatico è irreversibile, oggi la scienza dice a 450 parti per milione si può cominciare a ragionare di rischio di estinzione della specie umana. Allora, quello che presento oggi è un progetto che porta avanti dal 2010, è un progetto di illuminazione per i villaggi del Mali. È la collaborazione che permette l'evoluzione e non la competizione. E questo mi è sembrato un'ispirazione grande e particolarmente vera per l'Africa rurale. Un altro tipo di collaborazione, di legame più profondo, è un legame verticale, che sarebbe il legame nonna, madre, figlia. E un altro legame forte, si possiamo chiamare circolare forse, è quello con il vento. Quindi veramente a me quello che mi ha stupito di queste comunità è che nonostante abbiano poche risorse riescono ad avere uno stile di vita buono, un equilibrio fragile però importante. E quindi ho cercato di approfondire questo tema della collaborazione e cercare nella comunità tutti i segni delle azioni cooperative. Non illuminare la scuola, lo spazio, ma dare la luce al maestro, illuminare in certo senso l'educazione, l'attività. Tre anni dopo Rio de Janeiro, quello che noi oggi constatiamo è che se i 6,5 miliardi di donne e di uomini che non hanno goduto del benessere consumistico di cui hanno più o meno goduto 600-700 milioni di persone nel nord del mondo, di terre, come ci insegna l'impronta ecologica, ne occorrerebbero 3,5. Ma come si dice, there is not planet B, nor C, nor D, e così via discorrendo. Non c'è il secondo pianeta, il terzo pianeta e il terzo pianeta e mezzo. La Terra è una e dunque dobbiamo ripensare al modo con cui ci rapportiamo. E noi dobbiamo in fretta rivedere le nostre modalità, ripeto, di approccio alle risorse. Sostenibilità cosa vuol dire? Lo dicevano
i nativi d'America più di 100 anni fa e ben prima della loro cultura. Noi abbiamo ricevuto la terra in prestito dai nostri figli. Questa è la sostenibilità. Dovremmo trasferirla ai nostri figli così come ce l'hanno prestata. Invece la stiamo peggiorando, la stiamo consumando, la stiamo inquinando. Il cucciolo dell'essere umano, in qualunque parte della terra si trovi a nascere, fa un gioco. Il gioco assume forme diverse, ma è sempre lo stesso gioco. Gioca a rendersi simile. Parlando, sta lanciando il suo allarme, la voce della terra, Andrea, è anche quella, è la forse voce che dobbiamo ascoltare con più attenzione. Ma, e qui vengo, come dire, alla parte conclusiva di questo mio sommesso intervento, quest'anno forse siamo, come dire, nella condizione di poter cambiare direzione, perché fra 144 giorni esatti, mi sono fatto il conto, sperando che venisse una cifra para, è venuto questo numero così che non significa niente di per sé, però fra 144 giorni esatti a Parigi inizia la COP21, che è la conferenza delle parti che ogni anno, da 21 anni a questa parte, la prima si celebrò nel 95, le Nazioni Unite convocano per mettere al tavolino i governi, cioè le parti, e cercare di far sì che si accordino per contenere le emissioni climalteranti, per cambiare modello economico, energetico, per riconvertire l'economia delle fonti fossili verso quella low carbon, a basse emissioni, approvvigionandoci per esempio di elettricità attraverso le fonti rinnovabili o cambiando modello di mobilità. Poi sono questi i due o tre settori che maggiormente incidono sulle emissioni dei gas serra. Per esempio bisogna mettere in campo una nuova legge internazionale per far sì che tutti i paesi
siglino un patto, questo significa mettersi d'accordo fra paesi che sono, come dire, più avanti con la propria economia, altri che devono raggiungere ancora un certo livello di benessere, mettersi d'accordo perché il conto torni fra le emissioni globali che diversi paesi mettono in atmosfera, per far sì che la temperatura entro il secolo non cresca oltre 2 gradi centigradi. È stato definito e individuato dagli scienziati, dai climatologi, questo come limite oltre il quale il cambiamento diventerà irreversibile. E per ottenere questo obiettivo, per far sì che le temperature non crescano oltre 2 gradi, bisogna riportare la quantità di CO2 in atmosfera, come lo spiegava poc'anzi Ganapini, al di sotto di una certa quantità, al di sotto dei 350, delle 300 parti per milione. È un obiettivo difficile perché questo significa abbattere del 70% le emissioni globali di CO2 entro il 2050 e andare verso un'economia senza emissioni di carbonio entro il 2100. Il global warming ci mette paura. Però questa non è una bella scommessa per il progresso dell'umanità, della nostra specie. Ora, apri la mano sinistra e accendi una lucciola. Stiamo marciando, modello Titanic, verso il naufragio e verso l'estinzione ridendo, non c'è nulla da fare, no, c'è da fare. È che bisogna fare in fretta e tanto adesso, perché non si è fatto nulla per decenni. Le parole chiave per immaginare un nostro futuro come specie su questo pianeta sono creare resilienza e adattamento al cambiamento. Su questo si stanno cominciando a muovere le grandi istituzioni, ma ciò che mi ha portato entusiasticamente a venire a Spoleto oggi sull'invito di La Mama è che nel profondo, nonostante la mia rustica scorza di chimico pratico di rifiuti, di acque sporche e così via, la speranza vera è nel tema «La bellezza ci salverà». La speranza vera è che, soprattutto rispetto ai giovani, i linguaggi dell'arte sappiano fare propria l'esigenza di non negare il problema, di affrontarlo, di mettere la gestione del problema in mano a persone competenti e dedicate, con passione, quantomeno ad evitare l'estinzione della specie umana. E dunque confido enormemente nei linguaggi della creatività e dell'estetica, perché hanno quella capacità di sintesi e di immediatezza che nessuno sproloquio scientista come quelli che faccio io è utile nel mondo in cui, dai social media a tutte le tecnologie del virtuale, abbiamo persino perso di vista la concretezza, la fisicità, la materialità dei processi e della vita. E dunque confido in prospettiva che i linguaggi dell'arte e della creatività sappiano andare a, come dicevo con Adriana Garbagnati, a dare un pugno nello stomaco alle persone, a costringerle a ragionare, a riflettere, ad avere voglia di cambiare
organizzandosi, diventando attivi per il cambiamento.